Ciao a tutti! Oggi prepareremo un piatto velocissimo da fare, ma comunque notevole. E sarà la seppia ripiena. Io vedo gli ingredienti per due persone. Ci vorrà una bella seppia intera sui 300-400 grammi, a cui poi taglieremo i tentacoli che triteremo insieme al pangrattato, che è il nostro prossimo ingrediente. Ce ne vogliono due bei cucchiai. Un pochino di capperi, della cipolla in polvere e, se vi piace, del pepe nero macinato, del parmigiano reggiano, del pecorino, quello che preferite, un bel cucchiaio di latte, dei pomodorini, dell'aglio e la superstar, l'ingrediente segreto. Ci vorrebbe anche del prezzemolo. Io questa volta ce l'ho solo surgelato e aggiungeremo anche lui. A questo punto andiamo a togliere i tentacoli e a tritare finemente i nostri capperi. Al lavoro! Nel frattempo foderiamo una teglia con la carta alluminio e un po' di carta forno. E logicamente dovremo anche accenderlo il forno per riscaldarlo a 180 gradi. In una ciotola metteremo il nostro pangrattato, il grana e tutte le nostre spezie. Aggiungiamo anche il nostro prezzemolo tritato, il cucchiaio di latte, aggiungo anche l'aglio frullato, aggiungiamo anche i capperi tritati e i nostri tentacoli. Io confesso che qualcuno l'ho tenuto da parte per fare un risottino ai frutti di mare. Aggiungiamo l'ingrediente segreto. E adesso triteremo anche due o tre pomodorini che incorporeremo. Io ho tritato tutto con la mezzaluna, ma se volete far prima potete mettere capperi, i tentacoli, i pomodorini nel mixer e in un attimo sarà pronto. Mescoliamo bene il nostro composto e poi lo metteremo nella pancia della seppia. La consistenza deve essere questa, abbastanza morbida. Se per caso non lo fosse, potete aggiungere un altro pomodorino o un altro cucchiaino di latte. Fatto, aggiungiamo i pomodorini. E a questo punto possiamo tranquillamente incartocciarla. Un trucchetto: mettete qualche pomodorino alla base della seppia, così il composto, il ripieno, non uscirà. Incartocciamo. Dai che lo inforniamo. Per 35-45 minuti, dipende da quanto è grande la vostra seppia. Ecco, pronto. Adesso lo spacchettiamo. Eccolo spacchettato, guardate quanto è bello. Adesso lo impiattiamo. Ed eccolo impiattato, guardate quanto è bello! Vi confesserò l'ingrediente segreto. È un mezzo cucchiaino di pasta d'acciughe e gli darà un po' più di saporino. Contiene sale e vabbè, ce ne faremo una ragione. Se vi è piaciuta la ricetta, datemi un like e condividetela. Ciao, alla prossima ricetta!